piacere conoscervi. Mi chiamo Massimo Fiorentini, sono un odontoiatra, mi definisco un odontoiatra generico. 14 anni di odontotecnica, 16 anni ho cominciato a fare i primi corsi di implantologia, mi interessava molto l'argomento. Poi dopo sono entrato all'Università di Bologna, che era un ambiente molto particolare, molto stimolante. Proprio per questa mia abitudine, diciamo, con la chirurgia orale, mi sono trovato a 28 anni circa da ora a fare i primi corsi di implantologia con la B&B. Ricordo ancora che scautizzavo un paziente, lo convinsi a fare un paio di impianti per stabilizzare la classica protesi inferiore instabile e fu semplice. E rimasi impressionato per la semplicità e per come questi impianti erano stabili dopo pochi mesi. Poi ci siamo resi conto tutti noi che posizionarli nel modo giusto, inserirli in un piano di trattamento corretto, abbiamo dovuto tutti imparare un po'. Passo passo l'azienda è cresciuta, si andava in studio da Claudio all'inizio, dove ti insegnava a fare qualche espansione di cresta. Vedere l'azienda oggi è un piacere, nel senso che è un'azienda completa, è un'azienda che ha di tutto e di più, un'azienda bella da vedere. Perché comincia l'implantologia, non è necessario attingere da un catalogo e usare tutti i prodotti, perché impazzirete solamente. Però all'interno di un catalogo potete scegliere uno o due kit implantari e determinati componenti protesici che con il vostro tecnico vi sono consoni, e con questi potete fare dell'ottima implantologia e dare ai vostri pazienti delle ottime risposte. Da questo punto di vista qua mi sento proprio di caldeggiare la B&B in tutti i sensi. Questo è il kit implantare base. Ed è sostanzialmente quello che tutti dovrebbero avere, ed è quello che si usa nel quotidiano. Prevede un po' di drill, che ci vogliono per fresare l'osso, sono fondamentali. Gli espansori, che sono ancora più fondamentali dei drill. Cercate di fresare poco l'osso, di sottodimensionare, di sentirlo tecnicamente con gli espansori. Questa azienda sicuramente vi mette a disposizione tantissimi prodotti, ripeto, che non dovete usare tutti subito, ma che piano piano vi possono aiutare a migliorare la vostra implantologia. La guidata, io ci arriverò per gradi, perché adesso mi sto dedicando un po' al digitale in protesica, quindi per gradi si arriverà anche lì, però la guidata è sicuramente una realtà che in certi casi, magari non in tutti, nei casi più complessi, ci può aiutare a posizionare meglio gli impianti. Quindi sicuramente sono novità interessanti. Adesso spendiamo due parole sulla sicurezza degli impianti. Allora, c'è da dire una cosa: tendenzialmente in tutti questi anni non ho cambiato tante linee implantari, perché cambiare linee implantari, ho visto colleghi che hanno cambiato, erano sempre in curva d'apprendimento e hanno sempre avuto problemi. Quindi io, per canto mio, sono contento, sono rimasto in B&B e degli impianti che ho fatto io posso dire con orgoglio che la stragrande maggioranza sono in bocca, che funzionano e funzionano bene. Dal punto di vista della sicurezza, dell'affidabilità nel tempo, in questo senso mi sento di spendere due parole, anche quattro parole a favore. L'ultimo nato nella famiglia B&B è questo colluttorio, questo Oral Sed. Il tentativo è quello di avere un colluttorio un po' più naturale, che abbia un buon potere antisettico e ci consenta magari di fare i nostri interventi, di dare al paziente un colluttorio per 2 o 3 settimane o anche di più se si ritiene il caso, cosa, ed avere meno pigmenti nell'effetto laterale da quel punto di vista lì è un buon effetto di sicurezza.